al tie break dopo aver rimontato di 2-7. Escono dunque a testa alta i ragazzi di Radici con un'ottima prova in terra pugliese, nonostante fossero ancora una volta senza Noda Blanco e Le Toten. Gara combattutissima, punto su punto, ma alla fine ad andare in finale sono stati appunto i padroni di casa del Molfetta. È tutto per